Amici di Pupia, siamo qui al Pala Partenope di Napoli con Sagi Ray. Hai pubblicato da poco il tuo quinto album, che è Diamonds, Jade and Pearls. Parlaci un po' di queste pietre preziose. Queste pietre preziose sono in realtà dei brani che ho scelto io, a cui sono molto affezionato, degli anni 80, quindi dei pezzi pop anni 80, che ho rivisitato sempre alla mia versione. Ho cercato di dare qualcosina in più rispetto ai lavori precedenti, con delle sonorità leggermente diverse, più ricche, con un'orchestra di 23 elementi e niente, sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto e del risultato e spero che anche gli altri nostalgici come me apprezzino insomma questo disco. Tu sei diventato un fenomeno cult in Italia perché rivisiti in chiave acustica dei successi dance degli anni 80 e degli anni 90. Hai pubblicato anche un tribute a Michael Jackson. E questo genere, questa rilettura in chiave acustica di brani famosissimi va molto negli Stati Uniti. C'è il fenomeno dei Boys Avenue, non so se li conosci, certo, Tyler Ward anche. Però loro sono arrivati dopo di te, fa che ti hanno copiato? Questo non lo so, però da quello che mi hanno detto e da quello che so, i miei lavori sono stati uno spunto e anche un'ispirazione per molti altri musicisti e cantanti soprattutto, che hanno riproposto anche loro, come me insomma, dei pezzi in versione acustica, per cui sono orgoglioso di questo, senz'altro. Questo tipo di progetto che tu porti avanti da anni è nato soltanto dalla nostalgia? No, non solo dalla nostalgia, ma senz'altro dall'essenza della musica, nel senso che anche prima di aver pubblicato i miei lavori discografici giravo in formazioni molto ridotte, quindi acustiche, e proponevo sempre delle cover. E mi piaceva molto proprio l'atmosfera essenziale, dove c'erano veramente pochi strumenti e la mia voce poteva emergere senza essere offuscato da tanti strumenti. E mi piaceva molto, tanto è vero che non ho mai cambiato format, perché mi fa stare bene questa tipologia di musica, questo mondo musicale, questo sound. Quindi nostalgia sì, ma non soltanto, ma proprio un'essenza mia musicale, una mia impellenza in questo senso. Nell'ultimo album c'è anche un pezzo inedito. C'è anche un pezzo inedito che ho scritto un po' di anni fa e ho voluto fortemente inserire in questo disco, in questo album, e forse aprire anche una strada per un futuro discografico in cui potrò inserire dei miei pezzi inediti, quindi pezzi scritti da me. È un pezzo a cui sono molto molto legato e spero che piaccia, insomma, è un bel pezzo. Ti vedremo anche in versione elettrica? Questo non te lo so dire, senz'altro magari elettrica no, ma elettronica sì. Mi piacerebbe molto fondere il mondo acustico con delle sonorità anche elettroniche, quindi è una cosa sperimentale che mi piacerebbe provare a fare. Tu sei naturalizzato italiano, però hai origini israeliane. Parlavamo di nostalgia, ecco, senz'altro con nostalgia, io amo il mio paese e appena riesco faccio sempre delle vacanze, vado a trovare la mia famiglia e la mia terra. Sono molto legato alla mia terra.